Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Benvenuta, ed è un piacere averla qui davanti a me, Maria Elena Boschi, volto di spicco di Italia Viva, ma è stata, lo ricordiamo, per tanti anni una delle donne più potenti d'Italia, ministro delle riforme con il governo dei mille giorni, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con il governo Gentiloni. Io le confesso che avrei preferito oggi poter commentare con lei l'esito dell'incontro tra Letta e Calenda, ma ancora sono chiusi in una sorta di concilio. E allora le domando, Boschi, lei che cosa si aspetta da questo incontro e poi che cosa si augura? Buongiorno, intanto mi fa piacere essere qui di nuovo con voi. Ma non so che cosa aspettarci, lo vedremo magari in questi minuti in cui siamo insieme in trasmissione. Le premesse non erano delle migliori nelle dichiarazioni che ho sentito dei vari leader in ingresso alla Camera prima dell'incontro, Benedetto della Vedova o altri, perché sembra che il tema sia come ci si distribuiscono i posti tra collegi uninominali, proporzionali, che io non credo sia un tema molto appassionante per gli elettori, e soprattutto penso che in qualunque tipo di accordo si debba partire dalle idee, dai programmi, dai contenuti. Questa almeno è la proposta di Italia Viva. Partiamo dalle idee. Lo abbiamo sentito anche nella vostra trasmissione oggi. Certo. Quante e quali siano le emergenze per il Paese? Il costo dell'energia che pesa sulle nostre imprese, ma anche sulle nostre famiglie, perché a settembre non si troveranno una bolletta più bassa di quella purtroppo di questi mesi. E lì una voce forte in Europa per trattare sul prezzo del gas e dell'energia sarebbe fondamentale. Abbiamo il tema in generale dell'inflazione, del costo della vita, del lavoro, perché non dobbiamo sottovalutare nemmeno i rischi di una crisi economica in autunno, nonostante i dati del governo Draghi siano incoraggianti. Certo. Sull'occupazione, sulla crescita, sono molto positivi, ma sappiamo anche tante difficoltà legate anche al contesto internazionale. Ne parliamo un po' meno, ma il conflitto in Ucraina continua ad esserci, le persone continuano a morire. Allora, noi vorremmo parlare soprattutto dei problemi del Paese e dare delle risposte, certo, delle soluzioni. Le poltrone ci appassionano meno, allora, sinceramente. Però, sa, le poltrone sono anche un tema inevitabile quando si è in campagna elettorale, quando si devono decidere i collegi, ci sono collegi sicuri, però dovrebbe essere l'ultimo pezzo del puzzle, non il pezzo iniziale. Una domanda che si ricollega al grande dibattito che abbiamo affrontato prima relativo alla crisi energetica e alla durissima opposizione della comunità di Piombino al rigassificatore. Glielo faccio innanzitutto da toscana. Lei condivide l'idea di Calenda, molto dura, di dire quell'impianto, quella nave deve arrivare in banchina costi quel che costi, al costo di militarizzarla? Ci vogliono scelte coraggiose se vogliamo evitare in autunno di avere il problema di come riscaldare le case alle nostre famiglie e come tenere accese le nostre aziende. E i rigassificatori servono. Anche Draghi ha detto che sono un'opera strategica, compreso Piombino, di interesse nazionale. È vero, ci sono le preoccupazioni sul territorio, che ci sono sempre quando si fanno opere di questo tipo, però l'esperienza ci insegna che i rigassificatori sono sicuri, sì, servono al Paese. Noi, quando siamo stati al governo con Renzi e poi anche con Gentiloni, abbiamo fatto scelte molto coraggiose sull'energia. Non dimentichiamoci che se oggi c'è il TAP è perché noi non abbiamo mollato, e oggi tutti ci riconoscono che senza il TAP sarebbe un problema l'energia nel nostro paese. Anzi, anche il Movimento 5 Stelle, anche Di Maio, che allora avversava il TAP, oggi ci chiede di raddoppiarlo addirittura. Vale per i rigassificatori, certo, vale per tutte le opere strategiche. Dire no a tutto porta purtroppo ad avere dei problemi in autunno. Torniamo alla...